Buongiorno a tutte, come state? Spero che tutte stiate bene. Se è la prima volta che passate da queste parti, mi chiamo Arianna, aspetta che ora metto bene i capelli. E questo è il mio podcast sferruzzante, in cui parlo principalmente di sferruzzo. Spero che stiate tutte bene, abbiate passato un aprile fantastico. Oggi è il 27 aprile, quindi siamo quasi alla fine del mese. Dall'ultima volta che ci siamo sentite con un podcast così, sono successe tantissime cose, quindi è vero che non sono stata molto presente perché, vabbè, abbiamo avuto una serie di colloqui all'estero, quindi significava alzarsi tipo le 6 di mattina per fare il colloquio. E poi, insomma, è stato abbastanza, siamo andati in Inghilterra, poi abbiamo dovuto decidere quale scuola, perché abbiamo avuto, insomma, più offerte, quindi abbiamo deciso, e poi adesso siamo nel mezzo del cammin di nostra vita, chiaramente, siamo nel mezzo di fare tutti i documenti per il visto ed è un piacere, piacere soprattutto perché Nigel è inglese e quindi per ogni cosa che dobbiamo legalizzare per lui dobbiamo passare dal simpatico consolato inglese o ambasciata, dipende. Poi insomma, adesso non voglio stare qua ad annoiarvi, insomma andiamo a lavorare. All'inizio di agosto andiamo a Guangzhou, che è una città, la terza città più grande, terza o quarta più grande della Cina. Nel sud della Cina, 120 km da Hong Kong, sembra molto bella, quindi sono molto, molto felice. E poi a quanto ho capito c'è un centro manifatturiero enorme. Scusate, per tessuti, eccetera, eccetera, quindi sarà interessante comunque. Poi ho voglia di un'avventura, quindi insomma, questo mi va giusto, giusto, giusto bene. Allora, di che cosa parliamo oggi? Allora, prima parliamo un po' dei miei progetti finiti e poi verso la fine parliamo del calzino. Ma ne parlo alla fine perché, in caso a qualcuno non interessi, quando arriviamo alla fase calzino, pop, potete dire: vabbè, io mi fermo qua. Ciao Ari, ci vediamo la prossima volta. Allora, come state? Intanto uno, siete numerosissime! Siamo in tantissimi, mamma mia! Sono rimasta così basita, quando ho fatto il speciale calzino. Vabbè, forse non riuscirò a parlare semplicemente del calzino in inglese da parte, insomma, ne parlo un po' così. Quando ho fatto lo speciale calzino, cioè avevo avuto una settimana particolarmente dura, avevo le febbre, l'herpes, squacci, avevo di tutto, non stavo molto bene. Ho fatto l'editing dell'episodio mentre ero in aeroporto, che stavamo andando in Inghilterra, e quando ho iniziato a vedere, no, cioè, di solito, insomma, non ci sono molte, adesso non è che sia molto, non ci sono molte visualizzazioni. Poi quando ho iniziato a vedere, anche ieri, ho visto, cioè, c'è un numero straordinario, quindi grazie, grazie, sono molto molto felice, grazie mille per la vostra simpatia, la vostra amicizia, è bellissimo, grazie. E niente, e quindi mi ricordo più cosa volevo dire. Beh, insomma, grazie, vi ringrazio. È vero che ultimamente non ho risposto a molti messaggi, sono stata un po' assente, cercherò di ritornare ad essere un po' più presente presto. Aspettate che bevo un po' di tè inglese. Sono giusto le 5. 5 in Italia, 4 in Inghilterra, vabbè. Allora, da dove iniziamo? Progetti finiti. Ne ho un po'. Non tantissimi, ma ne ho un po'. Allora, uno inizio dal ranuncolo qua, dal Ranunculus di Midori Hirose, che ho fatto con un lino bellissimo di Katia, che adesso sicuramente io qua, scusate, tac, ve ne avevo già parlato, quindi vado veloce, vi faccio vedere più il modello. È un modello che si inizia top down, ci sono due tipi di colli, c'è cioè un collo più stretto come il mio, un collo più largo che va tipo a barchetta. A me, a dire la verità, c'è troppo barchetta che poi continua a cadermi da una parte e dall'altra, mi dà un po' fastidio, non sono così. Poi io ho sempre freddo al collo,
quindi mi piace essere un po' coperta. L'ho lavorato col 4 e mezzo, o col 4, 4, 4 e mezzo, chissà. Ha dato un bellissimo tessuto, è bellissimo, è morbido, è freschissimo a dire la verità, ed è proprio bello, e ci sono tantissimi colori, vedete, non è un filo piatto, è un colore molto vivace perché è un insieme praticamente di filetti, infatti purtroppo poi i filetti si tirano un po', ma è meraviglioso. Adesso mi alzo, tutto il mio 1,53 m, scusa, sto qua, e voilà, quindi c'è uno sprone qua tutto un po' lavorato, poi c'è la manichetta qua, terra. Togli la manichetta e vai così. Io l'ho fatto lungo perché lo dopo sopra i jeans o sopra i leggings, quindi mi piace che sia un po', c'è cioè, che copra le mie rotondità, ma è molto molto bello. Mandateci anche naturalmente un hashtag. Io sono terribile, cioè io lo dico subito, io sono terribile con Instagram, faccio veramente pena. Ieri stavo cercando di spedire un messaggio a qualcuno, ah, non ce la faccio. C'era Martina che mi ha linkato a qualcosa, io ho provato, non ce l'ho fatta, sono fatto su un casino. L'ultima volta che ho fatto la foto da mettere sull'hashtag per le calzine che ho iniziato, ne ho postate due. Cioè, io veramente sono tipo nonna papera, adesso non solo il capello bianco, non ho proprio voglia di andare vado dal parrucchiere fra poco, dai, che si sposa mio fratello, quindi devo essere un po' decente. Sì, sono proprio nonna papera con Instagram, quindi scusatemi, faccio proprio pena, 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 faccio schifo. Quindi però per fortuna c'è Ravelry. Appunto, per fortuna c'è Ravelry, che almeno lì posso un po' più connettermi, anche se non so che sia una granché anche su Ravelry, ma insomma, vabbè, è la vecchiaia. Allora, quindi primo progetto finito, mi piace così tanto, mi piace proprio tanto, e mi piace il lino, e ne ho addocchiato, ma non posso, cioè proprio non posso. Tutte, cioè io secondo me, tutte le marche da bollo che ho fatto in queste ultime settimane, cioè veramente una marca da bollo ogni giorno. Questo lino qua che è bellissimo, avanzo così vedete che è tutto, cioè ha tantissimi colori diversi, tac. E c'era un bellissimo rosa che era proprio bello e un bellissimo verde chiaro, latte menta, qualcosa del genere, bellissimo. E quindi questo sì, mi piacerebbe tanto, vabbè, insomma, quindi no, non posso. Devo finire le scorte, ho tantissime altre cose da fare, ho tantissimi progetti in testa che non so se riuscirò mai a finire. Allora, aspetta che mi arriva il filo nel tè. E voilà, primo progetto è finito, secondo progetto è finito, era un sapete che non l'ho neanche, cioè non l'ho fotografato, questo qua non ho neanche messo la foto finita, era su un cal che c'era su Cal d'Italia, era un cal su Kate Davis, e poi mi sono persa perché anche quando siamo andati in Inghilterra, insomma è naturale, come quando ritornavo in Italia, quando abitavo là, cioè vai a conoscere, vai da parenti, vai da amici, vai un po' a vedere i luoghi, così. E non hai proprio tempo, non hai proprio tempo per gli altri, diventi un po' egoista. Quindi comunque ho finito questo tam, questo berretto, cioè berretto nel senso proprio béret alla francese. Il tam è praticamente tipo un berretto alla francese. Però sì, forse ve l'avevo già detto, mi sono sbagliata. Ho fatto 140 di bordo, invece deve essere 114, e quindi effettivamente è meno. Qua esce meno, ho dovuto fare meno diminuzione. Adesso ve lo faccio vedere, faccio un po' ridere, la verità, secondo me starei meglio se avessi i capelli lunghi, che allora cadono un po' di qua. Però è bello, è bella questa fantasia, è proprio bella. È anche semplice perché veramente non è per niente difficile. L'ho fatta in alpaca. Comunque metto tutto giù perché non mi ricordo i nomi di questa lana. Era una.
era una due matassine che avevo comprato, erano in sconto, erano proprio erano in super sconto, quindi le ho comprate perché comunque volevo provare questa lana ed è bellissima, è veramente bella. L'alpaca mi piace molto. Scusate. So che c'è anche, sentivo anche Giuseppina che mi diceva non ho voce. Neanch'io. Comunque, ed è molto bella, anche bella la corona qua. È molto molto bella con questo blu che viene fatto un attimo questo costolone blu. Molto molto bello, molto semplice, lo consiglio. Tra l'altro non mi ero resa conto che compri il pattern per il berretto e ti arriva anche il pattern per i guantini. Quindi, cioè, anche proprio bella, anche l'idea è bella e anche bello avere, non so, due cose coordinate oppure semplicemente dici due gusti è meglio che one. No. Sono un po' vecchiotta, magari se non capite il riferimento della pubblicità anni, non so, neanche cos'era 90, quando era il Maxibon. E così, quindi questo fatto, secondo progetto finito. Naturalmente non potevano non esserci calzine, perché sapete che insomma mi piacciono molto. Vi ricordate queste? Queste le avevo fatte io non inizio mai, io inizio sempre dalla punta in su. Queste qua, perché non mi ricordo neanche più perché. C'era un motivo per cui l'ho iniziato dall'inizio. L'unica cosa bella è che avevo imparato un nuovo cast-on method, un metodo per il cast-on così super elastico. E poi ho continuato a fare queste, insomma, che sono indecenti. Però ho detto, ah, adesso le rifaccio e poi magari scrivo anche il modellino, ma così, ma scrivo i modellini per divertire me stessa più che altro, non perché voglia farlo di professione. Quindi ho iniziato, piripi, tiruti, 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 poi sono arrivata qua. E questa lana, anzi, non ve l'ho detto, è della lana grossa, che è la prima volta che adopero. L'ho sentita un'altra podcastatrice danese che l'adoperava e a lei piaceva molto. I due colori, il grigio è questo qua, il 1358, mentre il rosa antico è questo qua, il 1359. Quando l'ho visto, l'ho comprato, mi sembra Wool Warehouse. Sì, allora io anzi faccio, visto che ho sentito adesso altre ragazze che specificano, non guadagno niente da questo. Cioè, io ve lo dico perché magari io comunque Wool Warehouse, che è un negozio che utilizzavo molto, un negozio online che utilizzavo molto quando ero in Inghilterra, lo adopero solo quando so di andare in Inghilterra, così poi me le porto a casa, perché penso che le spese di spedizione per l'Italia siano, insomma, non sono altissime, però non sono neanche gratis, ecco. Quindi qua c'era questo filato in offerta e ho detto ma sì, proviamolo. E poi ho comprato anche del cotone e sopra i 25 avevo speso 25, 26 sterline e quindi ti danno le spese gratuite, quindi sono arrivata là che c'era già il mio pacchetto bello come il sole. Ero così felice. Quindi mi sono messa subito a fare le calzine. Comunque i due colori non ci stanno male, non stanno male. La lana però è un po' pelosetta questa ed è molto elastica. Proprio vi faccio vedere il filo, aspettate. È proprio, adesso non, questo è a riposo, no? Vedete? È proprio elastica, quindi si attorciglia in maniera, non so se sia l'elasticità, però l'elasticità più il fatto che sia pelosetta e quindi si proprio si compatta, non dico che si infeltrisca, ma cioè proprio i peletti si uniscono e poi è difficile. E vabbè, finché fai l'unito va bene. Poi quando sono arrivata qua che ho iniziato a fare il piccolo motivo, c'era tutto. Poi forse ero un po' tesa anch'io, e poi ho deciso che proprio non mi piace fare il color work, il jacquard, su piccole circonferenze. Quindi ho detto scusa, ma io
Perché sto qua a lavorare se non mi sto divertendo, cioè comunque, cioè, non me lo dice nessuno che devo farlo, vero? Quindi evitiamo, io sono abbastanza propensa ad evitare, cioè se uno, cioè, evitare le amarezze della vita quando non ce n'è bisogno. Quindi cosa ho fatto? Ho continuato, poi siccome questo comunque con Rosa così sarà molto più per me che per Nigel, anche se lui poi se le ha messe era così contenute belle che sono. Quindi ho fatto effettivamente questa con la tige un po' più piccola, la gamba un po' più corta, ma insomma, oppure le regalerò alla mamma, non lo so. E ho fatto due righine e ho continuato, insomma, così. Comunque sono delle calzine carine, ecco, tanto per dirvi anche, non so se avete degli avanzi per fare la punta, una righina, il tallone, così è carino anche terminare, insomma, che così non diventa proprio tutto dritto dritto, insomma, cioè, vabbè, non so cosa volevo dirvi. Comunque, ecco, quello che ho imparato da queste calzine è che non farò mai più jacquard sulle calze, basta, finito. Sui berretti sì, sui maglioni sì, calze. E così era un'altra cosa che mi dava fastidio. E quindi neanche le manopoline. Non le faccio. Veramente, cioè, di rompermi le scatole e di andare in panico per, insomma, no, 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 no. Ci sono altre cose che ci sono altre cose che ci disturbano nella vita. Lo sferruzzo deve essere tutto piacere. Allora, tra le cose che ho ordinato, vi ho detto, ho ordinato queste due matasse della lana grossa, che comunque consiglio come lana perché il risultato finale è molto bello, cioè molto bello, e poi anche il colore, vedete che bello, c'è un variegato, un semisolido. Daniele si arrabbia. In inglese si dice semi solid, perché ci sono i colori a tinta unita che li chiamano solidi, no? E lo so che non sono liquidi. E poi questi qua che sono un po' melange, chiamiamoli così, quindi ci sono delle nuance diverse dello stesso colore, loro li chiamano semi solidi. E quindi questo semisolido è molto bello, è molto molto bello, anche il rosa un po' di. Quindi trovo una lana bella, un prezzo giusto, visto che adesso siamo in argomento calzini, se per caso ve la trovate, poi è fatta anche in Italia, vero? Aspettate, perché è una lana tedesca, io avevo visto, io pensavo fosse italiana perché lana grossa, e poi eccola qua, quindi è fatta in Italia, filata qua. Sì, siamo in Italia, vero? Sì. Ogni tanto mi sbaglio. Quindi mi sono fatta arrivare queste due qua e poi c'era questa, aspettate, questo cotone di King Cole che era in offerta. Mi piaceva questo colore, mi piace. Eccolo qua, King Cole, Giza, Giza. Sì, Giza, diciamo in Italia. Italiano? Sì, vero. Ogni tanto mi perdo ed è un cotone di cappa. Secondo me non è questo qua, non è da Bonette. No, assolutamente no, è fine. Comunque, ho deciso di fare un maglioncino e siccome volevo complicarmi la vita, ho detto adesso lo faccio io perché avevo questa idea di questo sprone con questi forellini fatti in una certa maniera. Non so se sia stato un successo. Comunque, è venuto fuori. Un attimo, bevo. E poi vi faccio vedere adesso la suspense qua. Eccola qua. E eccolo qua. Quindi uno, il colore è meraviglioso. Secondo me ho fatto pochi aumenti qua. Avrei dovuto farne molto di più. Ma vabbè, cosa vuoi farci? E niente, lo trovo carino. L'ho indossato, lo trovo abbastanza carino. Ho fatto le maniche lunghe, qua ho fatto un po' la raglan perché volevo mantenere il massimo volume, forse è anche troppo largo, a dire la verità, forse avrei dovuto farlo un po' più stretto, ma chissà,
Comunque l'ho fatto e l'ho rifatto 10 volte, adesso basta. Ve lo farò vedere la prossima volta perché praticamente l'ho finito. Non lo tengo troppo lungo questo perché ho comprato un paio di pantaloni a vita alta, quelli fatti tipo a palazzo, e quindi mi servono dei maglioncini un po' più corti. Comunque sì, ve lo faccio vedere un'altra volta. È carino, niente di... Guarda, chissà se un giorno riuscirò a fare un maglione di cui sono veramente felice. E basta. Adesso l'ultimo progetto. Beh, poi ho il progetto della Kramer, però non ce l'ho qua. Non ho voglia di lavorarci su, quindi. E poi terrò le calzine del Cal. Quindi adesso ufficialmente inizierò a parlare del calzino. Quindi, insomma. Se volete unirvi a noi, sarà fantastico. Allora, dal 20 aprile abbiamo iniziato il calzino, i calzini d'Italia. E vi devo dire, sono così felice, è stata un'esperienza così bella perché era da un po' che volevo fare un cal, era da anni, cioè da un po', proprio da anni che volevo fare un cal. Solo che io non sono molto... Non informale, però non sono molto social media, come si è... Sì, social media. E quindi è vero che magari un po' mi assento, cioè ci sono un giorno, un altro non ci sono, non sono molto presente. E infatti stavo pensando che questo cale è diventato un po' una cosa montessoriana proprio, no? Perché già è arrivato, già l'avevo annunciato, oh, farò un cale. Poi appunto è successo tutti dei colloqui, tutte queste decisioni che dovevamo prendere, tutte velocemente, tutte, e quindi poi dovevamo andare in Inghilterra e quindi ho fatto tutto, ho messo sul calzino, i calzini d'Italia se volete venire a raggiungerci, i calzini d'Italia, ho fatto questo, ho fatto l'altro e poi io mi sono assentata. Ma era bellissimo, magari sbirciavo la sera prima di andare a letto così e... È stato come un falò e ci sono ed è veramente piacevole. Quindi se per caso siete tentati, anche se non volete fare il calzino, non fateli, venite lì e aggiungetevi alla discussione perché ci sono veramente tantissime persone piacevoli, bellissime, carinissime che si sono iscritte e tantissime persone che danno aiuto così, che sono, è proprio un bel gruppo solidale e mi piace veramente tanto. Guardate anche che ci sono dei bellissimi premi che anche io ho detto e quindi sarà anche bello, insomma, vabbè, è anche bello avere la carota, no? Comunque, appunto, dicevo questo approccio montessoriano perché ho iniziato e poi tutti gli altri hanno continuato. Ecco, quindi i bambini, sai, come nella classe montessoriana, quando tu dai l'input e poi i bambini comunque devono essere molto indipendenti. Quindi io ho fatto niente, mi siedo e sto lì. Comunque, l'unica cosa che ho fatto, e se siete nuovi, se non avete fatto ancora il CAL, così il CAL andrà dal 20, cioè è iniziato il 20 aprile e continuerà fino al 20 settembre. Non preoccupatevi se non avete iniziato, se avete iniziato, se ci avete scoperto solo adesso o anche. Cioè, voi basta solo che abbiate un progetto finito prima del 1° di settembre, lo postiate ci sono varie voci e la voce è progetti finiti, penso, i vostri capolavori, non mi ricordo più cosa ho scritto. Mettete lì la foto delle due calzine, tric, finite e basta, lì avete praticamente un punto. Alla fine troveremo un modo per, non so, con bigliettini, cioè all'estero si fa molto più, si fa col random number, quindi c'è un'app per cercare il numero, cioè per tipo tombola, e poi sceglieremo le vincitrici, ecco. Io sarò già in Cina, e insomma vi guarderò, vi guarderò dall'alto, da lontano. Vabbè, 4 ore ho questi qua. Ma guardate che bellezza! Sono le zellige di
Giuseppina Flamini. Lei è stata meravigliosa ed è stata, mi ha aiutato tantissimo perché loro, Giuseppina, ho questa idea all'inizio proprio, ho questa idea, che ne dici? Ed è stata veramente un amore. Io tra l'altro non sapevo che lei fosse una notorietà in Italia, così. È come quando Nagy lavorava in questa ditta a Londra e veniva a casa e mi diceva: Sai, oggi ho parlato con un certo Riccardo Muti, tu lo conosci? Ah, sì, Riccardo Muti, sì, lo conosco, Nigel. Quindi, vabbè. E quindi sì, io non sapevo che fosse Giusy, che tu fossi questa superstar. Comunque, è stata generosissima, ha creato questo modello che sarà gratuito fino alla fine del CAL per tutte le persone che partecipano al CAL. Accorrete, accorrete. Io non ho capito come si va, io le ho scritte, ho detto, Giusy, mi dai. Secondo me ci deve essere un modo per avere questo pattern che è molto bello e si chiama Zellige, 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 perché non mi viene Zellige, Zellige, vero Zellige, ed è ispirato a delle tiles, a delle, dei motivi islamici. È l'arte islamica, mi tanto. E sono bellissime, adesso non vedo l'ora perché sono quasi arrivata al tallone, c'è questo tallone che non ho mai fatto prima. E anche per dire, anche solo gli aumenti, io ho sempre fatto gli aumenti direzionali e invece lei faceva allora in inglese dice knit front and back, praticamente fai il dritto due volte, lo fai prima sul davanti e poi sul dietro e devo dire che sono belli e sono meno difficili, sono meno difficili, no? Perché non ti devi ricordare da che parte continuare. Quindi sono bellissime, andate, andate, che così almeno anche sarà bello fare un universo di calzini uguali ma con tutte lane diverse, perché poi lo stesso modello è sempre bello avere diversi modelli, cioè è bello vedere lo stesso modello con delle declinazioni diverse. Bello, bello, sono veramente felice, non vedo l'ora. Adesso ci lavoro un po' su questo, un po' sull'altro. Io ho sempre due. Adesso ho due progetti, ho il maglione e ho le calzine. Anzi, ho fatto una variazione, scusate, mi sono dimenticata. Semplicemente perché il modello prevedeva 60 maglie. Io avevo già provato e quella lana lì è un po' più sottile, quindi dovevo farne 64 perché mi andasse bene al piede. Quindi praticamente il motivo è su 8 maglie e quindi farò 4, ho fatto 4 motivi qua e poi io continuerò anche, lo farò tutto, insomma, una volta arrivata alla gamba, farò tutta la gamba, tutto con 8 motivi. Questa è la mia unica variazione, ecco, però appunto ne ho fatti 4, invece il suo è più bellino perché qua c'è la punta più. E ci sono 3 motivi e 2 costine. Bellissimo, sono così contenta. E basta. Oh sì, un'altra cosa, adesso botta e risposta un po' con le altre con le altre col gruppetto di podcastatrici italiane che uno vi prego, se avete intenzione di fare un podcast, fatelo, che così creiamo un po' di comunità. Due, ieri ho guardato il podcast di Patrizia Marin in cui parlava appunto di lana e del fatto che comunque in Italia purtroppo non abbiamo questa tradizione, non ce l'abbiamo ancora, perché è vero che in Inghilterra, in America, allora secondo me, adesso faccio sociologia così a spanne, secondo me il fatto che comunque gli americani e gli inglesi sono stati più ricchi prima, cioè, e quindi quello che per noi, cioè quindi il riprendere il lavoro a mano è comunque una cosa che per me era una cosa associata alle nonne, associata allo spendere poco poi, no? Perché mia nonna faceva i maglioni con gli scarti delle industrie, dei maglifici che avevamo attorno a noi, quindi era per non spendere soldi poi alla fine.
Adesso il maglione è quasi uno status symbol, perché insomma fare un bel maglione con una bella lana ti costa anche 100 euro, così senza neanche sudarli, perché se vuoi una lana fatta bene, non anche fatta bene, ma anche magari che sia ecosostenibile, che sia stata tinta in una certa maniera, e quindi insomma, mica tu, cioè, dipende, poi mica tutti, anche cioè, per quanto mi piaccia e mi piacerebbe molto, poi scelgo quello che ho, ecco, non è questo. Però, e quindi secondo me, noi stiamo arrivando a quel punto, cioè il fatto del riapprezzare il lavoro a manuale, il lavoro a maglia, è perché non ne abbiamo più bisogno, cioè perché non ne abbiamo più, non è più una cosa che dobbiamo fare, perché se no non abbiamo maglioni, ecco, ritorna ad essere un piacere. Secondo me questo è un po' quello che, cioè proprio l'apprezzare il fatto di fare qualcosa, di essere riuscita a fare qualcosa con le proprie mani, visto che siamo molto distaccati, secondo me, dal processo produttivo, dal processo manufatturiero, cioè non capiamo più la tecnologia che ci sta attorno, cioè mentre, non so, i nostri genitori, i nostri nonni, erano più uniti comunque con secondo me capivano un po' di più come il mondo funzionava, perché la tecnologia era anche più semplice. Adesso, insomma, capire semplicemente, cioè, capire, non so, l'ingegneria nucleare, piuttosto che, insomma, un po' più difficile. Comunque, adesso qua sto blaterando come. Ah sì, quindi Patrizia diceva, ma ci sono delle belle lane anche in Italia. Ed è vero, cioè, quindi io ho messo sulla pagina, volevo fare una cosa così, cioè cercare di mettere assieme una lista sul nostro gruppo di tutte i tintori, piccoli, grandi, medi, gli allevatori, piccoli, grandi, medi, per celebrarli, cioè perché comunque, non è neanche il fatto che vogliamo fare pubblicità, è proprio il fatto che vogliamo conoscerli, perché magari io avevo cioè ci sono due allevatrici, una di lana brogna, l'altra di alpaca, insomma, qua un centinaio di chilometri, e non lo sapevo, cioè ci sono sbattuta così, per caso, e quindi c'è una ragazza che tinge la lana con procedimenti naturali qua a Mantova. Quindi, se cioè tutti quelli che conoscono degli allevatori o dei tintori e volete aggiungere al thread, alla pagina che ho creato, sarebbe bello che così magari uno va in ferie da una parte, o uno dice: ma sai cosa, vado a vedere su questo sito piuttosto di un altro. Potrebbe essere, insomma, potremmo aiutarci tutti a vicenda. E poi un'altra cosa che volevo dire, mi ricordo più. Anzi, ah, sì, poi non so se qualcuno mi possa aiutare, perché a me serve del vello. Cioè, c'è una signora americana che non so dove sia venuto fuori, comunque, che mi ha scritto dicendo che lei è una filatrice e vorrebbe provare della lana italiana, cioè di pecore italiane. E quindi ho contattato Aquilana, però non, adesso l'ho contattata solo ieri sera, che è stato abbastanza divertente, perché la signora mi ha scritto, io le ho parlato della Brogna, lei intanto mi ha risposto, io non avevo visto il messaggio, intanto ho visto il video di Patrizia in cui parlava di Aquilana, poi apro la posta di Ravelry e sta qua, dice: ah, vorrei dell'Aquilana. Guarda te, che ho appena trovato, ho appena conosciuto, Aquilana, Valeria, aspetta che non mi ricordo più, Gallese. Valeria Gallese ha della lana stupenda. Vabbè, e quindi così. Quindi pensavo che potremmo un attimo unire tutte le nostre forze e le nostre conoscenze, e così aumentare. E poi chissà, cioè il mio sogno è di ritornare dalla Cina e riuscire ad organizzare un festival della lana, perché no? Cioè, perché non potremmo avere magari intanto il nostro numero, il numero di persone che hanno
voglia di provare lane diverse aumenta, abbiamo, insomma, io abito infatti a Nagy, dico sempre: Nagy, sei arrivata, tu sei nella parte più strana dell'Italia, perché l'Italia che è mountainous, che ha tantissime montagne e colline, io vivo in Val Padana dove è tipo frittata, dritto, piano, non c'è niente. Però visto che comunque anche noi abbiamo, insomma, abbiamo un patrimonio di ovini probabilmente che a un tempo erano usati per la lana, insomma abbiamo la corte sgarzeria a Verona, ci sono tante realtà in cui venivano fatti i panni di lana durante il Medioevo, quindi significa che che avevamo un tempo della lana che era buona da usare proprio come lana, come vestiti. Adesso basta, non parlo più perché sto un attimo delirando. Comunque, mi sta andando via la voce. Allora, comunque, se conoscete uno dove posso comprare, cioè dove questa signora può prendere un fuso, perché lei vuole un fuso italiano, forse uno spindle, i fusi, quelli di lei. E poi se c'è qualcuno che mi può dire, se c'è qualcuno che vende della lana giacardata, ma da filare. Praticamente. Lei cercava delle lane pugliesi, eccetera. Quindi delle lane più del sud rispetto al nord. Quindi chissà, non vedo l'ora di conoscere tantissime delle lane italiane, veramente. E poi appunto sarebbe bello unire tutte le nostre forze e creare un Edinburgh Festival, cioè un festival della lana da qualche parte. Vedrete che ce lo faremo, veramente. Adesso quando ci mettiamo tutte assieme, secondo me, siamo una potenza. Allora, benissimo, ragazzuole, sono 36 minuti, non ho più voce, la luce se ne sta andando, quindi vi lascio. Grazie, grazie, grazie per la vostra amicizia, grazie per aver risposto così numerose al call. Mi sto veramente divertendo molto a vedervi, sono felice di averlo organizzato. Grazie a tutte quelle che mi hanno aiutato ad organizzarlo perché io, ripeto, sono stata molto assente. Ci vediamo fra poco. Buon maggio. Ciao a tutte. Ciao.